Sinizin, lo vedete inquadrato da Tomassetti, sta arrivando Giorgio Campanella. Il titolo è vacante, chi vince stasera quindi sarà il campione intercontinentale IBF di questa categoria dei superpiuma. E Campanella torna sul ring dopo il match valido per il campionato mondiale dei superpiuma WBO che ha disputato il 26 maggio di quest'anno a Las Vegas contro Oscar De La Hoya. In quella circostanza Campanella, che vedete parlare con l'arbitro, Campanella perse alla terza ripresa, ma nella prima ripresa Campanella con un gancio destro mandò al tappeto De La Hoya. Campanella aveva il match in mano, un match che era veramente l'occasione della carriera, perché De La Hoya è l'unico pugile americano che ha vinto alle Olimpiadi di Barcellona ed è popolarissimo negli Stati Uniti. Campanella l'ha messo giù, lì probabilmente bloccato dall'emozione non ha saputo approfittare del momento, ha consentito a De La Hoya di recuperare. Alla terza ripresa la grand box di De La Hoya ha avuto il sopravvento. Ora Campanella si ripresenta con questa chance, per il titolo internazionale IBF. È un modo per rientrare nel grande giro per Campanella. L'avversario Sinizin, vedete il suo record, è un ottimo avversario, l'abbiamo visto 2 mesi fa a San Benedetto del Tronto affrontare Stefano Cassi, che ha battuto al termine di un incontro tiratissimo, durissimo, l'ha battuto ai punti, ma è stato un bellissimo match. Quindi tra qualche istante Campanella contro Boris Sinizin, il match ovviamente sulla distanza delle 12 riprese, come tutti i titoli. Campanella è un picchiatore, pugile dotato di notevole aggressività e di notevole potenza, è nativo di Crotone. Campanella ha 24 anni, quindi è ancora molto giovane, è numero uno nelle classifiche europee. Vedete l'organizzatore Giulio Spagnoli che mostra al pubblico la cintura che andrà al vincitore di questo incontro. Campanella, dicevo, grande potenza, 24 anni, numero uno nelle classifiche europee, numero due nelle classifiche mondiali per la WBO. Ecco l'arbitro, lo statunitense Robert Palmer. I due pugili sono a centro ring per le raccomandazioni di rito. Tornano all'angolo, tutto è pronto da Alatri. Vedete la giuria, Villani, Scala e Grigoriev. Da Alatri dunque, campionato intercontinentale IBF dei superpiuma, Campanella contro Boris Sinizin, Russia. Campanella è pericoloso soprattutto nelle prime riprese, ha vinto proprio prima del limite la maggior parte dei suoi incontri, 14 su 20, molti dei quali proprio nelle prime riprese, l'unica sconfitta quella con De La Hoya. Hanno i pantaloncini pressoché uguali i due pugili, comunque scuro di carnagione, Campanella capelli neri. Thank you.
campanella che dà la sensazione di voler prendere il centro del quadrato. Vedete, strutturalmente campanella dà la sensazione di un pugile molto potente. Sta lavorando bene col jab sinistro Sinitsin. Molto calmo, molto tranquillo in questa fase iniziale campanella. Cerca di lavorare col jab sinistro campanella. Si stanno studiando i due pugili, vedete anche Sinitsin ogni tanto abbozza il jab sinistro e poi subito il gancio sinistro di campanella ha scosso Sinitsin sul primo attacco del russo, che aveva portato il gancio sinistro. Campanella è andato a segno a sua volta col gancio sinistro e abbiamo visto il russo Sinitsin perdere per qualche istante l'equilibrio. Poi entra bene Sinitsin col sinistro che doppia. Due colpi precisi col sinistro da parte di Boris Sinitsin. Sornione come sempre campanella, che affida la sua box soprattutto ai colpi risolutivi. Invitato campanella dall'arbitro Palmer a non colpire alla testa l'avversario, alla nuca. È finita la prima ripresa, caratterizzata da quel gancio sinistro messo a segno da Campanella. Eccolo all'angolo col suo manager Kerky Campanella. Parla col suo procuratore Campanella. Aver sentito l'angolo, vediamo prima il destro e poi il sinistro preciso, il sinistro di Campanella, che vedete ha fatto traballare il russo Sinitsin. Possiamo anche rivederla questa azione, magari anche nell'intervallo della seconda ripresa. Due splendidi colpi, il destro che era un colpo di preparazione doppiato subito dal gancio sinistro di Campanella. Siamo alla seconda ripresa. Molto particolare Campanella, porta pochi colpi, ma quando li porta lo fa con grande determinazione, cercando sempre il KO. Sinitsin è un pugile dotato di grande temperamento, ha già combattuto per il mondiale, ha perso contro l'olandese Regilio Tour, ha già combattuto con un campione del mondo, cioè Regilio Tour, col quale ha perso ai punti in 10 riprese. Verdetto contestato, la cosiddetta split decision, cioè due verdetti a uno a favore dell'olandese. Attacca Campanella, all'angolo si difende bene Sinitsin,
che ha risposto, ha schivato e ha risposto. Campanella comunque è riuscito a piazzare qualche colpo, ma non con grande precisione. Il sinistro ancora di Sinizzi. Il pubblico di Alatri sta dando un grande sostegno sul piano del tifo a Campanella. Attacca Campanella, prova il sinistro largo. Ancora un sinistro di Campanella a segno, stavolta poi il destro alle corde. Sinizzi è rimasto per un attimo fermo, si incrociano ora i diretti sinistri, poi il sinistro di Sinizzi preciso a segno. Ancora il sinistro di Sinizzi, vedete, manovra molto bene questo colpo Sinizzi, che è un pugile tecnicamente ben dotato. In guardia destra Campanella. Seconda ripresa, ripresa equilibrata, ripresa sostanzialmente pari. Dobbiamo dire che il russo ha risposto bene agli attacchi di Campanella ed è riuscito a piazzare parecchi colpi più o meno sulla stessa linea i due pugili, e potrebbe essere comunque anche una ripresa per Sinizzi. Vedete lì presidente dell'AIDF inquadrato da Tomassetti, ed eccoci all'angolo di Campanella, mentre Tomassetti ci fa rivedere qualche fase di questo round. Vedete questo bel sinistro piazzato in fase difensiva da Sinizzi, ed ecco il senatore Misser Ville, vicepresidente del Senato, che assiste al match. Bellissimo match, dobbiamo dire, come del resto si prevedeva. Siamo alla terza ripresa. Prima ripresa per Campanella, la seconda per Sinizzi. Ripetiamo, una ripresa sostanzialmente equilibrata, però Sinizzi ha portato qualche colpo più preciso. In guardia destra Campanella, ancora in guardia destra Campanella. Vedete, porta avanti il destro. Molto attento Campanella, subisce questo sinistro di Sinizzi. Cerca col destro Campanella di tenere a bada l'avversario, subisce un altro sinistro di Sinizzi, poi prova il suo sinistro Campanella. Erano colpi d'assaggio. Il sinistro d'anticipo portato molto bene da Sinizzi. Ancora il sinistro di Sinizzi. Un po' troppo rigido sul tronco Campanella. Sinistro di Campanella, poi bella replica da parte di Sinizzi. È un bellissimo match, bravissimo Sinizzi, che conferma quanto di bello aveva già fatto vedere a San Benedetto del Tronto 2 mesi fa. Sinistro di Campanella, poi anche il destro, ma arretrando Sinizzi ha ammorbidito l'efficacia di quei colpi. Scambio abbastanza duro con Campanella, che ha piazzato un destro al volto, un dritto, un diretto. Interviene subito Palmer in questa circostanza.
tecnico Sinizin è superiore a Campanella. Campanella è più potente. È uno degli scontri classici del pugilato, di fronte un tecnico e un picchiatore. È finita la terza ripresa e anche questo round, a nostro parere, pur equilibrato, va però a vantaggio di Sinizin, anche se di strettissima misura. Sentiamo l'angolo. Sui colpi, perché Sinizin è bravissimo sia nell'anticipare che nel rispondere ai colpi dell'avversario. Quarta ripresa, match equilibrato, Sinizin a nostro parere in leggerissimo vantaggio. Di Sinizin, spesso a segno. Sinizin ha preso il centro del quadrato, Campanella gli gira attorno. Adesso in guardia normale Campanella, guardia frontale, comunque è in guardia normale, cioè porta il sinistro in avanti Campanella. Sinistro-destro di Sinizin e il destro è andato a segno, il sinistro era di preparazione al colpo, poi ha portato un altro sinistro, sinistro, scambio intenso, entrambi a segno, viene avanti Campanella. Splendida questa fase del match, è indubbiamente un bellissimo combattimento. Avversario difficilissimo per Campanella. Campanella, abbiamo detto prima, numero uno nelle classifiche europee. Sinizin numero 4. Sinistro preciso di Campanella. Aveva toccato prima col destro, ma era finito sui guantoni di Sinizin. Poi due sinistri di Sinizin al volto. Ha toccato Campanella ma ha replicato col sinistro, si sono incrociati i colpi. Sinistro ancora di Campanella e c'è sempre la risposta di Sinizin. Eccolo in corpo a corpo. Sinizin è un combattente, pugile che ama la battaglia, non si tira indietro. È un tecnico ma è un fighter anche. Vedete il suo destro andare parzialmente a segno, poi il sinistro preciso al volto. Ancora il sinistro dritto di Sinizin, poi il destro di Sinizin a segno. Campanella abbassa le braccia, sfida l'avversario. Non cade nel tranello Sinizin, che poi prova il destro al corpo. Seguito e amato il pugilato,
e Gilberto non ha voluto perdere stasera l'occasione di venire a vedere questo match tra Campanella e Sinizzi, valido per il titolo internazionale AIDF dei Super Piuma. Match difficile per Campanella, in vantaggio dopo 4 riprese. Sinizzi, quinta ripresa. Come Sinizin vada a cercare Campanella tentando di farsi strada col sinistro. Campanella alle corde, aspetta l'avversario, lo manda a vuoto, aveva provato il gancio sinistro Sinizin. Bella la schivata di Campanella, che sta boxando in guardia normale. Ora si porta in guardia destra, no, torna in guardia normale. Vedete, alterna la sua guardia Campanella nel tentativo di disorientare l'avversario, ma Sinizin è molto furbo, molto esperto. Buono questo sinistro dritto di Campanella al volto, ha centrato in pieno l'avversario che si portava in avanti. Ah, bravissimo Sinizin. Dopo uno scambio Campanella è rimasto sui colpi e Sinizin ha pianzato una combinazione sinistro-destro precisi al volto. Ancora il sinistro di Sinizin, troppi varchi nella difesa di Campanella e Sinizin è un pugile completo, i suoi colpi sono precisi ed efficaci. In guardia destra Campanella. E va al tappeto sul gancio sinistro di Sinizin. Campanella è andato al tappeto, si rialza subito, viene contato Campanella. Splendida questa combinazione di due colpi di Sinizin che ha mandato al tappeto Campanella. Vediamo se il pugile italiano è riuscito a recuperare. Attacca Sinizin, in difficoltà Campanella alle corde. Avanza Sinizin, sente di avere una grossa possibilità in mano il sinistro di Sinizin, poi la reazione di Campanella, interviene Palmer, secondi preziosi per Campanella per recuperare. Sta per finire, ancora il sinistro, il destro di Sinizin, Campanella è stanco, non vede i colpi, sta per finire il round, destro di Sinizin, vediamo se riesce a concluderlo Campanella. Ancora all'attacco Sinizin, Campanella è in difficoltà, pesante nei movimenti, il destro ancora di Sinizin, doppiato, solo il gong può salvare Campanella, ecco infatti il suono del gong, una quinta terribile ripresa con Campanella che non solo ha subito un atterramento e Tomassetti ci farà rivedere le immagini dell'atterramento, ma dopo l'atterramento Campanella che è ferito all'occhio destro, ecco rivediamo il sinistro, avevamo visto bene un gancio sinistro di Boris Sinizin, ha messo al tappeto Campanella, si è rialzato Campanella, non ha recuperato in pieno, infatti il finale del round, ecco ancora rivediamo a vuoto Campanella e qui rientra con questo gancio sinistro splendido alla punta del mento Sinizin e vedete a gambe levate Giorgio Campanella. Bellissima l'esecuzione di quel gancio sinistro da parte di Boris Sinizin, in difficoltà Giorgio Campanella, è ancora seduto e lo vediamo sfiduciato Campanella, tardato ad alzarsi, sfiduciato Campanella, ripetiamo, l'abbiamo visto riprendere senza molta convinzione, vediamo come va. Sinizin subito all'attacco col suo sinistro, ancora Sinizin a segno, interviene Palmer, ha mandato via a
passato via con un piede, ha tirato via dal tappeto un oggetto che poteva disturbare i due pugili. Sono tutti secondi preziosi per Campanella, vediamo se il pugile italiano riesce a recuperare. Sinizin va ancora a segno col sinistro, guardia destra Campanella. Ancora il sinistro di Sinizin, padrone del match, vedete Sinizin, vedete la sua sicurezza. Pugile di grande classe Sinizin. Sempre l'iniziativa del russo. Il suo sinistro Campanella sta cercando di recuperare. Campanella si limita a controllare l'avversario, a provare di tanto in tanto qualche colpo. Il sinistro dritto di Sinizin a segno. Sinizin, preciso nel portare i colpi, buon tempista, indubbiamente un ottimo pugile. Reazione d'orgoglio ora di Campanella. In guardia normale Campanella. È finita la ripresa, una ripresa che Campanella si è limitato a sostenere senza avventurarsi in scambi pericolosi, ha cercato semplicemente di controllare la situazione, di evitare rischi e di recuperare anche questo round, comunque a vantaggio ovviamente di Sinizin. Vedete Kerchi al lavoro, ma è quello che soprattutto non convince è l'espressione di Campanella, che appare proprio demotivato quasi. Evidentemente ha capito che l'avversario è più forte e non trova dentro di sé lo stimolo per affrontare con maggior decisione questo avversario, che evidentemente sente superiore. Siamo alla settima ripresa. Avete visto il taglio sotto il sopracciglio destro di Campanella, molto evidente. Vediamo se ha recuperato Campanella. Viene mandato all'angolo Campanella, c'è una sospensione del match. Ha chiamato il medico, l'arbitro. Non, mi sembra che non possa continuare, dica il medico. E infatti viene fermato il match. Viene fermato il match. Per ferita KO tecnico, quindi Boris Sinizin, bravissimo pugile russo, conquista il titolo internazionale IBF dei Super Piuma. Dobbiamo dire che Kerchi aveva cercato con le pomate e con la vasellina di coprire l'entità della ferita, ma in effetti il taglio ci sembrava pericoloso, un taglio sotto l'occhio. E comunque tutto sommato sì, era da sospendere il match. Giustissima la decisione del medico, ma soprattutto bravo l'arbitro statunitense Palmer, che appena ha visto il taglio
quelle condizioni, ha sospeso il match ed ha chiamato il medico, il quale ha dato parere negativo per la prosecuzione del match. Vedete il volto della vittoria, quello di Boris Sinitsyn. Ha disputato un bellissimo match, ha battuto un uomo di classifica mondiale, Sinitsyn. Una serata importante per il pugile russo, che non solo adesso entra in possesso della corona internazionale IBF, ma salirà sicuramente di posizione in classifica europea, considerato che Campanella era il numero 1 e Sinitsyn era il numero 4. Un pugile che ci era piaciuto molto 2 mesi fa a San Benedetto del Tronto e che ha confermato le sue qualità stasera qui ad Alatri. Del resto la prova con Reghilio Tour il 7 marzo ad Amsterdam era significativa, era stato bravissimo in quella circostanza in casa dell'avversario, mentre Tomassetti ci fa rivedere una fase importante del match. Ecco qua il gancio sinistro col quale Sinitsyn ha spedito al tappeto Campanella ed è stato il colpo decisivo di Boris Sinitsyn. Lasciano il ring i due pugili. Ad Inolfi, qui accanto a noi, una vecchia gloria del pugilato ciociaro, Ad Inolfi, campione europeo dei medio massimi. Volevamo sentire Ad Inolfi. Allora Ad Inolfi, io sono d'accordo sulla sospensione per ferita. È una soluzione logica, perché il ragazzo non c'era più. La punizione di box poteva essere fatale per lui. Così se può rifare, se può allenare, se può rifare il mezzo. E sono stati giusti, non c'era intervento medico, però sono soluzioni. No, Ad Inolfi, però la ferita era molto larga sotto l'occhio. È andato bene così, io l'ho visto il russo all'inizio, freddo con quei ganci stretti, ho visto subito che era pericoloso. E infatti come si è rivelato. Comunque una soluzione giusta, che se lui muove, è bravo, si allena e si può rifare il mezzo. Grazie Ad Inolfi, grazie Ad Inolfi. E quindi avete visto il successo di Boris Sinitsyn, nettissimo. Del resto noi avevamo dato nel nostro cartellino la prima ripresa a Campanella e poi tutte le altre praticamente a Sinitsyn. Forse la seconda poteva essere considerata pari, però la terza, la quarta, la quinta e la sesta nettamente vinte da Sinitsyn. In più contate aggiungete l'atterramento alla quinta ripresa di Sinitsyn, da parte di Sinitsyn su Campanella, e quindi il punteggio è schiacciante. Ecco, Tomassetti ci fa ancora rivedere, prima di concludere il collegamento, il gancio sinistro col quale, splendido colpo, Sinitsyn ha messo al tappeto Campanella, che poi si è rialzato, ma il match a quel punto era finito. Bene amici sportivi, siamo alla conclusione del nostro collegamento da Alatri. Per quanto riguarda il pugilato Rai, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un altro campionato intercontinentale da seguire, anche questo molto interessante. Avremo di fronte Massimiliano Duran e Illin, un altro russo imbattuto. Il match si svolgerà mercoledì nel corso della rubrica Mercoledì Sport, quindi appuntamento a mercoledì prossimo per il campionato internazionale WBC Duran Illin. Amici sportivi, grazie per la vostra attenzione, un cordiale saluto da Giancarlo Tomassetti, dall'esterna 5 di Roma, e da Mario Guerrini. Buonanotte a tutti.